cari telespettatori, quelle che avete davanti non sono delle semplici zolle, sono dei documenti, sono dei pezzi di storia, sono dei pezzi dei campi dove hanno giocato i mondiali di Italia 90 e potrebbero anche essere vostri, purché li compriate. In fondo non costano tantissimo e poi... Che è? Addirittura una bancarella. I mercanti nel tempio dell'informazione. Va bene, allora se secondo lei io sono in un tempio, per me lei si è un po' montata la testa, se lo passi di... Carino, lei si deve decidere. O fai giornalista o fai venditore ambulante. Se n'è andato. Se n'è andato, cara, l'oscuro praticante bistrattato da tutti. Ormai la crisalide si è rotta ed è uscita la farfalla. Sai che mi piaceva di più quando faceva il bruco? No, ormai quello è dimenticato. Io non raccolgo questa insinuazione. Lei non sentirà più il praticante oscuro che gira intorno dicendo Capo Dominique, Capo Dominique. Di Capistarino. È stato ucciso un sindaco in un paesino dell'Aspromonte. E lei mi chiederà? Hanno trovato il colpevole? No, però hanno già trovato delle montagne. Anche se questa è bellissima, non la sentirà più, ma è bellissima. E adesso ci siamo messi anche a vendere i prati. Ci vendiamo gli stadi, ci vendiamo. Cosa se ne fa la gente? Che cosa se ne fa la gente? 9.999.000. Che cosa? Questo pezzettino qui. È carissimo, è questo qui, tra le altre cose. La concorrenza costa di meno. Ha capito? Cosa se ne fa la gente delle zone di terra? Che cosa se ne fa la gente di questi pezzetti di terra? La gente di questi pezzetti di terra! Cosa se ne fa la gente? Li prende! Pistarino, siamo nel guano, vai avanti. Lo sa o non lo sa che cosa ce ne fa? Cosa c'è? Vi chiederete a casa. Cosa deve dire Carlo Pistarino? Dai, guarda il coglione. Pistarino non si terra, ma qua? Terra, ma quale terra? Terra! Ma quale terra? Questa terra profuma di sport. Qui sopra ci sono passati Baggio, Schillaci, Vialli e l'hanno calpestata. Senti che profumo di sport. Queste zolle profumano di sport. Profumano anche d'altro. Ecco, queste zolle profumano anche d'altro. Qui dovevi dire piedi, ma non lo vuoi dire. No, non lo diciamo. Queste zolle profumano. Ah sì, perché? Aspetta. Ah sì, perché? No, a lui ah sì, perché? A lui deve dire. Tu ah sì, perché? Ah sì, perché? Gaspare, riguardando i tuoi servizi di Santo Domingo e mi dicevo, Pistarino, invece di fare il giornalista dovrebbe proprio andare a lavorare la terra, zappatore! Non ci crede? Non ci crede? Vogliamo la diretta! Vediamolo! Salve, gente di Emilio, è sempre Pistarino dai Caraibi per un'altra lezione di tecnica calcistra. Sì, il Mundial oltreoceano e siamo stati noi di Emilio ad avere quest'idea. Insegnare alla popolazione locale il gioco del calcio. Questa popolazione locale è fatta di omini piccoli, quasi insignificanti. Tranne alcuni esempi, siamo qui per insegnare oggi una cosa molto importante. Se hai degli amici più piccoli, li puoi chiamare più piccoli di te, se hai degli amici? Cianci, Bibi e Trudy, eccoli qua, benissimo. Allora, oggi parleremo di una cosa molto importante, il calcio di rigore, el calcion de rigors. È una cosa molto importante perché una partita si può decidere in questo tiro semplicissimo. Si prende la sfera, la pelota, e si va a posizionare qui. Serve uno di voi che fa il portiere, uno di voi. Chi vuol fare il portiere? Bene, questo più che un portiere sembra una serie di citofoni. Una c***a, lo stesso, benissimo. Allora, adesso... prepariamo questo tiro molto importante. L'attaccante, voi venite qui vicino a me, l'attaccante deve ingannare il portiere. Allora si ha un movimento di avanzamento verso la palla cercando di ingannare il portiere. Capito? Vedere? Bene, ci siamo. Il portiere, per difendersi, deve cercare di ingannare l'attaccante facendo dei movimenti, capito? Dei movimenti che impediscano il tiro. Vedere? Molto bene. Vedere gli attaccanti? Avete capito tutto? Sì. Tutto capito? Musica! Come musica? Cioè, l'attaccante quando... A voi studio, problema tecnico. L'attaccante, quando arriva sulla palla, ha come un momento di dire, ha la partita nelle mani. Praticamente il e dai! Ma vieni! Quando un servizio c'è, fa schifo, è fatto con i piedi.
Quindi non so che cosa altro dirti, Pistarino. È urfido, surfurendo, becero. Siete tutti testimoni, dillo. Ah, siete tutti testimoni? È andato a cercarsela? Senti, terrore dei Kleenex. Lo sai che hai un naso talmente grande che l'ultima volta che l'hai fatto vedere a un francese al confine ha detto: di là dal traforo, avete finito? Ma per favore, Pistarino, andiamo a Bernardo. Andiamo a ripassare. Che siamo... Cosa? Non c'è la mia Gabriellina? Ma cosa? Non... Ma si calmi. Non arriva... c'è la mia Gabriellina. Si calmi, Jenny, arriverà, arriverà. Come? Sono 8 mesi che sto facendo astinenza sessuale perché quella bestia di vicini non mi ha convocato. Sono una mia vagante, eh? Sono una mia vagante. Stanotte ho sognato la moglie di vicini nuda. Tutta nuda! C'aveva su soltanto una cosa. Sai cosa c'aveva su? Che cosa? I bigodini, però erano trasparenti. E com'è finita? È finita che fissi. Lei ha dovuto andare dal parrucchiere, sotto il casco è finita. Ma questo è matto. Completamente matto. Matta sei tu. Adesso si mette a importunare le ragazze? Fiemicini non mi ha mica convocato. Non ce la faccio più. Lo so, l'ho sentita questa storia. Lei voleva essere convocato nazionale, voleva essere convocato. Ma lei è sicuro di essersi allenato? Ma non vedi che fisico che ho? Ma guardami bene, non vedi che fisico che ho? Molto da turciolo direi come fisico nel suo essere, nel suo... Ricordati bene per tua norma e regola che io mi alleno 4 volte al giorno con i miei attrezzi. Io ho il tapis roulant, la ciclette, il pulivapor, il pizzamatic e il pastamatic. E il pastamatic? Fici, ma non sai che il pistamatic mi dà la forza di 100 braccia? Ma guarda che anche se avesse la forza di 100 braccia, chi la convoca in nazionale che adesso sta vincendo? Guarda che proprio ieri da Marino mi hanno convocato e mi ha detto: vieni a dare una mano. Fì, sono andato là, mi hanno fatto dare una mano di vernice a tutti gli spogliatori. Fì, ma che testa c'hanno? Si è stati un'ora a discutere, a litigare. A litigare perché non l'ha fatta giocare? No, perché loro volevano usare il Ducotone. Fì, ma non sanno che è idrorepellente? Ma che testa c'hanno lì? Ma io non so meno. Guarda che per me lei è andato via un attimo di melone, eh? Lei per me questa astinenza sessuale le ha dato un po' la testa e si ritrova tutto. Ma cosa parli tu tenga con quella giù, testa? Tenga giù quel dito quando... Cosa parli tenga tu giù con il dito. Quella testa lì? Che sesso vuoi fare? Anzi, te, sai che da un po' che ti osservo, te secondo me bevi. Cioè? Tu assumi alcolici fuori dei pasti. Cosa tu sei dicendo? Capace di sprarti una bottiglia di amaro medicinale Giuliani a Pastova? Io te ti conosco. Ah, sì? Allora sa che cosa le dico, praticello di Gattatico? Sa che cosa le dico? Oh, stai tenga calmo, giù, tenga giù le maniche. Calmo, lei oltre... Stai calmo, hai capito? Stai attento. Allora le dico una cosa, che lei, oltre a non piacere le donne, non è neanche capace di giocare a pallone. E sa perché non è capace di giocare a pallone? Perché si ritrova i piedi a banana, è l'unico che al posto delle scarpe porta le cichita. Cristo! Signore, dammi la forza per non fare del male a quest'essere con l'impermeabile. Signor, io sai che io potrei strangolarti, ucciderti, metterti sottoterra e sai perché non lo faccio? Avanti, perché? Perché mia mamma non vuole che sudo. Hai capito? E c'ha ragione, perché lei con le piedi a banana se suda. Le banane sudate fanno schifo, le banane sudate. Signor Gnocchi, si fermi un attimo. Lei sa in questo momento dove ci troviamo? Al punto 12. Al termine se ne va verso il Pistarino piazzato dentro lo stand. Allora, nel ricordarti che la pista matica l'ho inventata io, vorrei offrirti questo pezzo di terreno, caro. Okay. Dove... Comprate il piatto in via... Eh? Il prato dei mondiali. Comprate il prato dei... Cioè, comprate il prato, io mi sputo addosso, me lo dovete mettere in testa. Su questo pezzo di campo... Fai finta di niente, a casa non se ne accorgono. Su questo pezzo di prato ha sudato Higuita. Ha sudato? Ha corso poco... Van Basten. Van Basten. Ha sputato Rijkaard. Ci ha sputato Rijkaard, qui in quest'angolo. No, ha sputato Rijkaard, colpo di martello lì vicino. Colpo di martello lì vicino. Lì vicino ha sputato Rijkaard. Guarda che tu fai schifo, non è così che si presenta un prato dei mondiali. Sai cosa devi dire tu? Sotto questa zolla ci seppelliranno vicini se l'Italia non vince il mondiale. Ah, lei dice? Sarebbe interessante. Sarebbe interessato a farmi da consulente? Sarebbe... questo mi ricordo. Ah, a proposito, lei che veste così bene, potrebbe farmi da consulente per curare il look? Potrei, sì. Mi piacerebbe molto. Scusate, ma oggi siamo più scemi del solito.
Cosa c'è? Se lei non mi vuole raccontare la favola dei fratelli Henning, sono affari suoi. Come io dello sponsor me ne lavo le mani. Con la birra, lei ci lava le mani con la birra. Quale birra? Quale sponsor? Cosa c'è? Cosa sta succedendo? No, oggi? Stava dicendo che siccome non c'ho la favola dei fratelli Henning da raccontare, no? Ah, allora, lo sponsor. Non è un problema, oggi lo faccio io. Lo fa lui? Lo faccio io, lo sponsor. C'è una lattina di birra 28. Henninger? Ah, mi date una lattina di birra Henninger, per cortesia? Una lattina di... Ma ragazzi, vi faccio vedere io. Vado a prendere la lattina, Prendo il copione. Sì, ecco. Buonasera, signori e signori. Questa che voi state per vedere è che oggi è stata una situazione molto difficile. Voi senz'altro ci scuserete. Questa qui non la butto via, che sennò qualche pesce in studio entra e soffoca. Me la metto in casa. Allora, adesso voi andatevene via. Via. Fuori, via. Una ti basta. Allora, io vi faccio vedere come si fa la sponsorizzazione. La birra Henninger, una birra che va bene in qualunque occasione, anche in quelle di panico. La piantata di prendermi in giro? Era il finale del panico. Ma che finale del panico? Andate via, la birra deve essere fatta così. È pestato un piede. Questa non è una birra. Questa non è una lattina. Questo è un mito. È un deficiente. Senti un po', come si deve presentare la birra allora? Ma non te? Puoi dire questa non è la chiusa, questa non è, è un mito. No, secondo te questa è una sponsorizzazione? Certo, è una sponsorizzazione. Posso dire la mia? Certo. Posso dire la mia? Sì. La birra, come va presentata, Pistarino? La birra, una grande birra, va presentata con buon gusto. Esatto, e come si fa allora? Frigottaggio voluto bene. Ma che frigottaggio voluto bene? Una birra si presenta così dicendo: oh, pensate ragazzi, questo è un prodotto per ragazzi, questo è un prodotto per ragazzi meraviglioso. Si prende la linguetta, si fa linguetta, linguetta, rapata, 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 vers, e schium. Cosa c'è? Cosa è successo? È finita? Di là. Questa è bellissima ed è una birra assai buonissima. La nostra bravissima Chiara Sani è tornata con questo bellissimo servizio da Napoli. Questa vediamolo. È buonissima. Chi è tornato da Napoli? Chiara Sani. Chi è tornato da Napoli? Chiara Sani. E perché non c'è rimasta? Lei è il servizio? Vediamo. Diego Armando Maradona è il calciatore più amato dai napoletani, per non parlare poi delle napoletane. Ma in sostanza il famoso sinistro di Maradona è un piede o una disgrazia? Se c'è una finale Argentina-Napoli, Maradona dove va? Là mi auguro che va a finire a 0-0 e poi i tempi supplementari, pazienza. Gioco per l'Argentina, non più per Napoli. Perché? Lei cosa regalerebbe a Maradona? Io? La vita. Questa è la Vespa di Maradona. Riprendiamo la Vespa di Maradona. Al momento dello scudetto, qua c'era una tromba, una sirena, e c'erano 10 trombe qua avanti. E Maradona dove stava? Sul campo festeggiando. Da 1 a 10, quanti figli ha Maradona? Non lo so, dico la verità, non lo so, perché una persona come quella ne può avere un centinaio e può averne 2, 3. Io so che ce n'è uno solo. No. Quanti figli ha Maradona? Maradona? Mi sembra che 10, 12, quando ce n'è? 2. Soltanto 2? Solo 2. No. Quanti sono i figli di Maradona? Chiuso, mi penso che ce l'hanno una ventina, ne saranno. Una ventina? Quello è sparpagliato da tutte parti. Lavorano già o cosa fanno questi figli? Cani che ti può spostare, non so, ti sta imparando a giocare. Quanti figli ha Maradona? 3. 5-6. 5-6? Uno gioca, uno impara a fumare carico. A fumare? A fumare anche. Lei preferisce Topazio a Diego Maradona? Non so, sì. Insomma, praticamente la donna si avvicina più facilmente e può nascere il bambino. Maradona e mezzo Pelé, ci hanno fatto mazza tanta pallave. Pistarino, sai cosa stavo pensando? Secondo me sono molto, molto più brava di te. guardi, cara Dominique, giusto perché in questo momento sto assumendo un'altra veste, non mi curo di questo pessimo servizio di Chiara Sani, altrimenti ci sarebbe da arrabbiarsi. Gene! Capo Dominique! Dica, Pistarino. Lo sa perché il principe Carlo è caduto mentre giocava a polo? Perché? Perché è caduto nel buco con la mente intorno. Cosa fa vestito così? Me l'ha detto il dottor Pistarino di star vestito così.
Pistareno, non prenda altre iniziative. Presenti la pubblicità. Non dica altro. Giusto che siamo in un momento tipicamente promozionale, ricordo che l'erba potete acquistarla anche in confezione spray. Non danneggia l'ozono. E ora pubblicità. Un'offerta che vola via.